allora si serve di una tipologia di scrittura un po' nuova, scrive dei tempi che non esistono, 9/16, poi scrive 6/16, poi scrive ancora 12/32, 6/16. Sbagliato. Dopo si continua. I 6/16 sarebbe 6 ottavi. Sarebbe 3 ottavi. Poi 12. 12/32. E in effetti è una misura ternaria che è come un avvertimento di Beethoven, non fare. Se lo contiamo 1, 2, 3, siamo fregati, perché viene uno più corto, uno più lungo, non viene. Poi ho notato una strana cosa di ordine meccanico. Quando si suona piano, se pretende di fare il piano con il movimento delle dita, delle volte fallisce, perché le dita, essendo corte, non avendo forza propria, possono solo sviluppare la forza con la contrazione muscolare. Mentre invece, se tu tieni il dito in unione col braccio, come fosse da qua, lungo, e suoni da qua col braccio, il suono non sbaglia mai, perché questo è un peso. Infatti io, i miei alunni, tutti sono stati abituati a suonare così.
passaggio, per esempio. Thank you.
consigli di Calzera non si seguono più. È molto pericoloso fare così. Non si guasta niente, anzi si aiuta le povere se facciamo. Coefficiente 3,15 è talmente facile.
diminuito. Si è già diminuito. Thank you.
accennare la melodia. Questo è successo quasi sempre. Ma io ogni volta che c'era